sentito parlare di Cristiano Ronaldo, giocatore che va più vicino ai 40 anni e che quindi va più vicino alla vecchiaia e alla fine della sua carriera, ma che dimostra di essere sempre un talento e lo dimostra coi fatti. È andato in Arabia, l'avevano dato giocatore finito, giocatore che è andato per soldi. Poi va in nazionale, è vero che gioca contro il Liechtenstein e il Lussemburgo, però fa ancora gol ed è ancora decisivo. Questo dimostra, secondo me, le capacità del vero campione. Ecco, a noi manca il vero campione. Dopo Messi e Ronaldo, che cosa abbiamo? Niente, nulla. Sì, ci sono tanti talenti che stanno avanzando. C'è Mbappé, ovviamente, giocatore assolutamente importante, ma la sfida Messi e Ronaldo per i record, per i gol, per raggiungere la vincita della Champions League, per raggiungere gli obiettivi, dove è finita? Dove saranno poi le sfide vere quando non ci saranno più i due campioni? E questo fa riflettere perché all'età che ha riesce ancora a fare la differenza nella sua nazionale e questo fa capire veramente la differenza tra il campione e il buon giocatore. Cioè il campione rimane comunque decisivo fino all'ultimo. E purtroppo vedere Messi e Ronaldo in età avanzata, vedere Ibrahimovic a più di 40 anni, vedere Buffon che ha superato i 40 anni da un bel pezzo, che ancora sono nel calcio che conta e ancora possono fare la differenza, dovrebbe fare riflettere sul fatto che siamo in un calcio in un momento fermo, no? Sì, sbuca il Mbappé di turno, il Sa di turno, però non c'è più quella quantità di campioni che facevano emozionare guardando questo sport. Quindi godiamoci ancora questo Cristiano Ronaldo finché dura. E se vuoi dire anche tu liberamente la tua opinione sullo sport, sul mio canale, iscriviti, è gratis.